Buongiorno amici, di nuovo con me, calendario, un altro tutorial, un altro pacco da aprire. Come avete visto nel video precedente, ne abbiamo un po', cominciamo con un altro finché vanno a finire e poi ne compriamo altri. Allora, stavolta io prenderei questo qui, questo qua lo lasciamo per ultimo perché è troppo grande e vediamo che cos'è. Allora, ok. Ok, benissimo, quindi un pezzo di scotch nel dito, via, un libricino che stanno le istruzioni miracolosamente perché non ci sono mai, e un sacchetto con qualcosina dentro, basta, finito, guardavo, non metto niente, una volta che sono le caramelle non le metto più. Va bene, detto questo, che cos'è questo? Questo qua è un modulo che serve per la mia SLK, la R171, per aprire e chiudere il tetto con la chiave schiacciandolo dal telecomando, quindi senza stare a, diciamo così, in macchina con il motore acceso 30 secondi quanti sono a chiuderla o aprirlo. Con questo qua risolviamo il problema, perché con questo schiacciamo tre volte l'apertura e si apre, tre volte la chiusura e si chiude, col telecomando ovviamente con la chiave, oppure all'interno basta dare un colpo per l'apertura e un colpo per la chiusura senza doverlo tenere, basta solo un attimo e si lascia, lo fa in automatico, e in più c'è la possibilità di poterlo aprire fino a 50 km/h, cosa che boss, tutti sconsigliano, non consigliano, non lo so, fate voi, se avete fretta apritela, se non avete fretta che ve ne frega, mentre andate a prendere la macchina schiacciate tre volte il telecomando dell'apertura, si apre e avete risolto il problema, ok? Dopodiché ovviamente è da collegare, quindi è un modulo, come vedete, è una specie di centralina che sarà da bypassare qualcosa, vedremo come si fa, quindi una centralina classica piccolina. Dove mi è caduto qualche pezzo, non so che cosa, no scusate, è una pietra dalla scarpa, quindi vedete qua che ha lo spinottino, che poi è proprio poco, lo spinottino che si incastra qui, vedete, dopodiché ha un paio di spinotti da collegare da qualche parte, e questi qua che sono, non so, probabilmente più o meno dell'alimentazione, presumo dal colore, ma non sono sicuro perché sono tutto nero, con due ruba corrente che serviranno sicuramente per questi. Questi ruba corrente, per chi non sapesse cosa sono, è molto semplice, si mette il cavo che serve qui, vedete che hanno la lamella, quindi si mette un cavo qui, e l'altro di qua, quello che dobbiamo prendere, quando noi schiacciamo in automatico fa passare la corrente sia a questo cavo che all'altro, ok? Quindi poi lo vedremo comunque quando andrò a montarlo, ok, perfetto. Ha varie funzioni questo, ci sono di varie cifre, se volete poi vi metterò il link in descrizione. Questo è il modello più completo perché mi sembra che fa anche l'accensione delle luci diurne, non so, poi vedremo bene perché non ho capito sinceramente bene nemmeno io, perché arriva da un sito della Germania, quindi tedesco, e quindi qua c'è un manuale comunque illustrato come vedete per le fotografie. L'unico problema che sto guardando è che purtroppo è tutto in tedesco, sì, è proprio così, è tutto in tedesco, non c'è neanche l'inglese, e quindi boh, che modo si fa? Va bene, basta, insomma, che è spiegato abbastanza bene. Scusatemi, devo bagnare per girare la pagina. Come vi dicevo, a vedere qua, credo che qua c'è la programmazione, perché dal monitor, diciamo quello dal display che abbiamo di quanto chilometri, sapete, da lì ci sono le varie regolazioni per le funzioni, e penso che siano queste, e quindi vedremo, sì, perché sì, sul problema che è tedesco, quindi non capiamo, cioè non capisco, non capite che cosa serviranno, però questo è un touch, forse vedete si potrà abilitare e disabilitare, quindi spiegherà come fare, vabbè, tradurrò in qualche modo e si fa. Comunque va bene, quindi questo qua è comunque un supporto, ragazzi, non preoccupatevi che se vi serve, a parte il mio video che vedremo come montarlo, spero di riuscirci, comunque sia ho visto che ha un numero di telefono, un email, c'è anche scritto proprio qua, l'ho detto prima, eccolo qua, in caso di supporto vedete c'è proprio un email, quindi
state tranquilli. Il prezzo si aggira di questa cosa qua sui, dipende, comunque parte sui 200 euro e va fino a 300, compresa spedizione. Non fa solo la mia auto, ma fa quella dopo, quindi la R172, l'SLC, la 308, non so adesso non mi vengono in mente, comunque tutte le cabrio che vogliamo aprire con appunto la chiave, ci sono i vari moduli e le varie configurazioni per ogni macchina, quindi sul sito poi, che è questo sito qua, vedete, non mi parlano, tranquilli, state tranquilli, ma era solo per farvi una recensione, su questo sito qua troverete le varie automobili, ok? Quindi andiamo sull'auto a montare e vediamo poi il funzionamento, prego. Buongiorno ragazzi, oggi guardiamo come fare a montare questo modulo. Purtroppo le istruzioni sono tutte in tedesco, ma ci sono delle figure, quindi più o meno si capisce, poi vedremo come fare il resto. Questo modulo che vedete qui serve per poter aprire la capote col telecomando a distanza senza andare dentro l'auto e ha altre funzioni, quindi anche quello di poter schiacciare solo una volta l'apertura o la chiusura senza tenere premuto il pulsante, e abbiamo anche la possibilità di poterla aprire in movimento fino a 50 km/h mi pare. Comunque montiamo il modulo perché poi dopo si dovrà configurare da questo display che vediamo qua tramite il pulsante del volante. Quindi la prima cosa da fare, dobbiamo togliere tutta questa parte qui e sollevare la moquette, perché abbiamo gli spinotti, uno spinotto che ci interessa in particolare, che è quello che va al modulo della capote originale, dove noi dobbiamo prenderlo e collegare questi cavi qua. Adesso andiamo a vedere bene nel dettaglio come fare. Quindi la prima cosa da fare è togliere questa parte, svitare la plastica qua che ha una vite e spostare la moquette, ok? Quindi incominciamo con togliere questo, che questo dovrebbe essere essenzialmente, se non sbaglio, solo anche incastro. Andiamo senza far sempre tagli. Incastrato così, vedete qua, quindi una volta sollevato bisogna poi sfilarlo, non tirate su perché se no romperete tutta la plastica. Bene, quindi questo qua è a posto, lo appoggiamo. Ora per uscire, ecco perché praticamente il modulo deve essere qua sotto, per uscire a spostare la moquette qua dobbiamo togliere questo pannellino qua. Questo pannellino qui ha una vite praticamente, c'è poca luce magari, okay. Ha un tappino, vedete qua sul lato sinistro, un tappino con una torsa, la vite passerà semplicemente sfilarlo, perché qua c'è la vite. Una volta che abbiamo praticamente tolto tutto, tiriamo sul tappetino e sotto troviamo una canala dove dentro ci sarà il nostro spinotto che cerchiamo con i vari fili. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio che cosa dobbiamo cercare. Ecco qua, vedete? Una volta tirata su questa canalina di plastica, all'interno ci sono due spinotti. Il nostro è il primo, quello sulla sinistra, dove dobbiamo sganciarlo
Quindi prendiamo un cacciavite e pian piano spostiamo le due linguette e si sfila tutto lo spinotto in modo che è più facile da poter lavorare. Ecco qua. Questo è lo spinotto che ci interessa a noi. Come potete vedere, questo spinotto con il cablaggio ha due connettori, quindi dobbiamo togliere l'ultimo connettore, inserirlo dentro la femmina del nostro cablaggio e inserire l'altro connettore, quindi tipo un bypass. I connettori sono parecchio duri, quindi non spaventatevi, ma sono proprio duri duri da tirare e da inserire. Io ho tribolato veramente 5 minuti abbondanti. Comunque, prendiamo gli unici due fili rimasti, che sono uno rosso e uno marrone, quindi il rosso va al più del 12 volte e il marrone al meno. Prendiamo dal fascio di fili che passano sempre da dentro la canalina, ce n'è uno rosso, ce ne sono due veramente rossi, comunque ne prendiamo uno dei due rossi e prendiamo il morsetto rubacorrente che c'è andato in dotazione, con le pinze lo schiacciamo. E poi proviamo col tester se funziona, che sia il più. Deve essere un più sempre attivo. Dopodiché attacchiamo poi il meno alla carrozzeria, segniamo la nostra centralina e si deve accendere il LED. Vedete? Una volta che si è acceso, dopo 5-10 secondi si spegne. Una volta richiuso tutto, giriamo la chiave in posizione, diciamo la prima posizione. E andiamo su audio off. Teniamo premuto per un po' di secondi questo pulsante del telefono e entriamo nel modulo. Perfetto, con i tasti del volante, quindi su e giù e più o meno confermiamo le cose. Quindi io l'ho già settato in italiano, quindi vedete che spostando, ecco qua, lingua, ho già messo italiano, possiamo comandare la velocità dei finestrini, finestrini dietro se li vogliamo che si aprono solo quelli dietro oppure no, lampeggio di quando facciamo praticamente con l'operazione con la chiave del telecomando, tutte queste qua, avviso acustico, luce di sblocco. Questo qua quando scendiamo dall'auto. Luci automatiche, scusate, on touch, che è quello che vi faccio vedere dopo cosa serve. Comunque, questa si può impostare la velocità del tetto quando si va avanti, vedete, off, oppure si può mettere, mi sembra fino a 50 all'ora, adesso non mi ricordo. Il telecomando, i finestrini e boh. Ok, allora vi faccio vedere come funziona. Dunque, allora, prima cosa accendo la macchina. Ok, a macchina accesa, adesso inquadro il tetto, vedete, è aperto, ok? Quindi basterà tirare solo su e come vedete, senza che tocco niente, il tetto è aperto. Lo faccio vedere da fuori. Vedete, non c'è nessuno, come vedete si chiude da sola. Perfetto. Adesso vi faccio vedere un'altra funzione, quindi ovviamente l'apertura è uguale, quindi se io tiro in giù per un paio di secondi l'apertura è uguale, quindi io spengo adesso la macchina, chiudo la macchina. Ok? Quindi col telecomando facciamo apertura 1, 2, 3, 4 forse, scusate. 1, 2, 3. Ed ecco che si apre da sola. Lampeggio che vedete lo potete anche eliminare dal modulo, eh? Io l'ho lasciato così, era carino. Poi ognuno se la configura come vuole. Perfetto.
macchina chiusa, vedete, poi dopodiché, ok, noi siamo arrivati, andiamo via, chiudiamo, scendiamo la macchina, chiudiamo la macchina, quindi 1, 2, 3, e come vedete si chiude da sola. Ovvio, l'ho fatto tantissime volte perché poi si scarica la batteria di butto, eh. Però tanto quando la usate, scendete, la chiudete, e poi quando arrivate, l'aprite, salite, ripartite, non c'è nessun problema se la batteria comunque è abbastanza buona, ok? Benissimo, al prossimo tutorial da Credendario. Ciao ciao!